È un nuovo rumor gira indisturbato nei social che riguarda Spider-Man. Le trattative continuano e che palle. Cosa è successo, direte voi, alla Sony? Perché era pronta a rompere il patto perché riteneva di avere in mano i personaggi giusti e le conoscenze giuste per produrre altri film di supereroi, due dei quali Tom Holland è obbligato a fare come da contratto. Insomma, al CEO della Sony non è piaciuta la proposta della Marvel di stendere, diciamo, il controllo creativo su Spider-Man. Poi nel frattempo erano spuntati alcuni rumor discutibili secondo me, tra cui il ritorno di Peter Parker assicurato assolutamente soltanto a patto che anche Venom fosse incluso nei futuri film Marvel. Oggi sono cambiate le cose, ma di molto, ragazzi, perché circola questa notizia che vi dirò dopo la nostra epica sigla. Se non ti sei ancora iscritto, questo è il momento giusto per farlo. Attiva la campanella per altri video, altri aggiornamenti, altre cose pazze scroll. Iscriviti the channel. Io sono Likes. The channel. Non è passato un mese, ragazzi, da quando è stata annunciata la rottura tra Sony e Disney per i diritti condivisi di Spider-Man. E ci sono già buone notizie per i fan dell'MCU. Parlo del fatto più assurdo che poteva accadere, perché il supereroe potrebbe tornare in mano alla Marvel senza che la Disney faccia il minimo sforzo. Se si dimostra paziente, la Disney non dovrà più preoccuparsi di questo problema assurdo, vero? Del problema Spider-Man. All'orizzonte sono apparse importanti major interessate all'acquisizione della Sony Pictures, questo secondo le informazioni fornite da Yahoo Finance. Yahoo Finanza. E vi illustro quanto segue. Il progetto streaming Apple TV Plus ha grandi ambizioni per il suo progetto ed un primo passo per far diventare grande la piattaforma sarebbe acquistare la Sony Pictures. Questo rumor lo ha sguinzagliato un famoso analista che è anche un grandissimo investitore, e c'è di più, ragazzi. A quanto pare tra i compratori ci sarebbe anche Amazon, che ha dei bei soldini da spendere, e ci aggiungiamo Netflix anche, compagnie troppo potenti che potrebbero acquistare lo studio, diciamo, senza problemi. Ma cosa accadrebbe in caso la Sony decidesse di dare via la divisione che si occupa dei film, le serie TV, l'intrattenimento in generale? Ebbene, ragazzi, i diritti di Spider-Man e tutti i personaggi collegati ad esso ritornano alla Marvel, alla Disney. Ecco allora spiegata l'indifferenza, la grande indifferenza da parte dei Marvel Studios nei confronti dei film di Spider-Man. La Disney quindi potrebbe avere tutti i personaggi gratis senza mollare un centesimo. Sapete che se la Sony Pictures dovesse vendere, tutti i personaggi ritornano a casa Marvel. È un vero affare, soprattutto per noi fan. Assolutamente, ciò non vuol dire che tra un mesetto Spidey sarà a casa. Queste trattative di solito finiscono dopo anni e anni, nel frattempo si vedrà. Boh, l'affare Disney per esempio ci ha messo 2 annetti per andare in porto. E niente, tutto qua, volevo soltanto informarvi di questa notizia e vi chiedo scusa per la voce, ragazzi. L'autunno è arrivato, io sono allergico al freddo e quindi ve la tenete così, mi dispiace. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. La vara compagnia della mela salverà il nostro Spider-Man? Vi siete già comprati l'iPhone 11 per poi scoprire che non ha niente di nuovo e che se lo confronti ad un dispositivo che costa la metà potresti scoprire di essere scemo? Il CEO della Sony accetterà i quattrini Apple? Vedremo. Ma voi sapete invece chi accetta i quattrini di tutti? I ragazzi di Beautiful Halo. Ci sono felpe per l'inverno, il costo di spedizione loro non sanno che cos'è, e ci sono gli sconti. Acquistando dal link in descrizione sostieni il canale e in più eviti che Spider-Man alla Sony venga pugnalato alle costole da quelli della Sony con le forchette, perché non ho dubbi che lo facciano. Eh sì, lo fanno, sono la Sony. Ciao.